Seconda parte di A Tempo di Atletica, di questa quinta puntata. Gli studi, se allarghiamo ancora l'inquadratura, sono un po' svuotati. Prima erano molto affollati con tutti i ragazzini delle Alpi Apuane. Adesso invece abbiamo con noi, vado a presentarvele, Francesca Giorgetti. Buonasera. Mi dispiace perché sei ancora giovanissima, dire ex atleta, no? Eh Dai, sì, ex atleta? Ex da un atleta e anno. adesso allenatrice tecnico Allenatrice. della Virtus Sì, Lucca. E esatto. poi invece la giovanissima Irene Della Bartola, atleta, della Buonasera. Virtus. Buonasera anche a te Irene, grazie di essere con noi. Francesca, partiamo da te. Come mai si decide di smettere così all'improvviso? Io quando siete arrivate stasera qui in studio ho detto, ma mi hanno detto che c'era un'allenatrice e un atleta. A me mi sembrano tutte e due ragazzine. Purtroppo nella vita si fanno delle scelte, bisogna si mette avanti altre cose e lasciare indietro altre. Quindi Quindi bisogna non. dare delle priorità e io ho dovuto dare la priorità all'università. Beh, insomma, non è poco, eh. Certo, è comunque sia il mio futuro. E poi dal punto di vista atletico ero arrivato in un momento in cui infortuni, riprese, altri infortuni in cui mi sono molto Era demoralizzata. diventato un po' complicato, Sì, diciamo, quindi esatto, mettendo tutto avevo, insieme, eh. esatto, sì, e quindi diciamo che ho portato avanti il discorso di allenatrice, ho allenato, sono partita dai corsi comunali, quindi allenavo esordienti, ragazzi, diciamo che Quindi questo lo trovavo, facevi già quando sì, mentre ancora facevo gareggiavi. l'atleta, sì, Ma come esatto. atleta chi era Francesca Giorgetti? Cioè, quali discipline Io facevi? facevo il salto lungo e il salto triplo. Eri una lunghista, Però vero? più una lunghista, Una sì, lunghista. ho comunque, diciamo, mi sono tolta delle soddisfazioni, ho partecipato ai campionati italiani e mi sono mancati quei 6 metri che ho tanto raggiunto, però. Non sei arrivata alla soglia dei 6 metri, No, purtroppo mi è mancato poco, ti è sì. mancato poco, ma Sì, non ce l'hai poi fatta. quando si ricercano non si prendono Ma mai, anche non il si afferrano. triplo. E poi anche Accidenti, il il triplo, triplo sì, è è molto. Sì. pesantissimo. Sì, Perché parlavi di sicuramente. infortuni, ma credo che io non voglio Infatti. essere un esperto di atletica e non lo sono, però nel triplo Sì, veramente. è molto traumatico, però comunque sia, mi è sempre piaciuto come disciplina, l'ho portata avanti, sono riuscita nel mio piccolo ad accedere ai campionati italiani assoluti, sono arrivata terza ai campionati italiani promesse, però ho sempre Insomma, qualche soddisfazione preferito. te la Sì, sei levata. sicuramente. All'università cosa fai? Faccio scienze motorie. Scienze motorie, Sì, quindi sì. vabbè, diciamo che Sì, insomma, sono giochi in casa. Giochi in esatto, casa. sì. Irene Della Bartola, eh? Anni? 15. 15, quindi giovanissima, di Lucca. Sì. Quindi passiamo di categoria o sbaglio a gennaio? Quindi Allieva. finora eri una Cadetta. cadetta che diventa allieva. Allieva. E probabilmente, no, Francesca ce lo può confermare, lei sarà una di quelle ragazze Entrerà. da cui insomma, nasce la nuova squadra femminile. Sì, esatto, a partire da, cioè già da ora nascerà la società Virtus Lucca Femminile e quindi le allieve, chi diventerà allieva non sarà più costretta, diciamo, Ad se così. Sì, emigrare. Ad esatto, ma emigrare. potrà gareggiare per la società di casa. Vabbè, non è che andassero chissà dove, No, perché ma andavano a poi Livorno e sì. Esatto, soprattutto gareggiavano con la squadra di ma Livorno. poi comunque sia i nostri amici di Livorno collaboriamo e abbiamo dei buoni rapporti, però Che rimarranno, però certo, tanto c'ho certo. delle atlete a casa, il presidente Montinari e gli altri avranno pensato, me le tengo Eh qui, sì, quello fa insomma. sempre piacere, ma penso che faccia anche piacere alle nostre atlete gareggiare per la società di casa, di appartenenza, la propria Irene, città di appartenenza. Francesca ha detto era una lunghista, ha fatto anche il triplo, tu invece? Io faccio salto in alto, salto in lungo e ostacoli. Ostacoli adesso nella tua categoria, che distanza? Adesso 100, 100 metri, 100? Cioè 100 100 ostacoli. ostacoli, eh. Tu ti senti più una Salto in alto. saltatrice in Sì. alto. E anche tu, pur essendo giovanissima, nel salto in alto, insomma, hai già raccolto buoni risultati, mi pare. Sì, sono riuscita a ottenere il Se ti giri, titolo. guarda, ti vedono perché sei anche una bella ragazza da quella parte, però. Sono riuscita ad ottenere il titolo di campionessa toscana e ottenere un posto in squadra per i campionati italiani. Sempre nell'alto. Sì. Sempre nell'alto.
Mi dicevi, Francesca, a quest'età, pur essendo, prima avevamo dei bimbi di 11-12 anni e lì, sì, vabbè, sì. Però anche a 15 anni. Ah sì, comunque preferite sia. Forse non fossilizzarli Ma su una diciamo sola che specialità. Dipende dall'atleta che ci troviamo davanti. La scorsa puntata c'era come ospite Silvio Bortone, che cioè, lui seguito è. Allora? Sì, visto? Sì, Ah, sì, meno senz'altro. male. Meno male che almeno voi dell'atletica seguiteli, col, Sì, tuo, col sì. tuo amico Francesco Niccoli, Sì, il mio collega. Che ha annunciato anche lui il ritiro dalle scienze. Sì, esatto. Ora ci dedichiamo a tempo pieno agli allenatori. E dicevo appunto anche Silvio Bortone, lui ad esempio è un velocista, ok? Quindi non farà mai un salto lungo. Sì, l'ho visto anche strutturato fisicamente, sì. Lei molto è longilinea. Invece lui è proprio sia, sì, è molto 15 anni anche lui, ma bello massiccio. Sì, esatto. Io per lei l'ho vista, diciamo, molto bene nel salto lungo, negli ostacoli. Cioè, adesso io preferisco che lei spazi un po' su diverse discipline, che so, anche fare delle prove multiple, perché a lieve ci sono le prove multiple. E poi, crescendo, sarà lei a decidere e a dirmi, guarda Francesca, io voglio dedicarmi solo al salto in alto. Perché tu segui proprio particolare, lei è una di quelle che segui in prima persona. Sì, io e Francesco Niccoli alleniamo lei insieme agli altri ragazzi, poi dal punto di vista tecnico del salto in alto mi appoggia Luca Rapè, saltatore tecnico. Che era un lunghista però. Sì, esatto. È stato un ottimo lunghista. Esatto. Però sì. Sa anche di alto. Via. Sì. È un allenatore esperto e proprio perché è molto esperto mi appoggio e da lui posso solo imparare. Irene, qualche misura, mentre qui sono partite le immagini, poi ne voglio parlare un po' soprattutto con Francesca, proprio dei corsi comunali, perché visto che parlavamo di atleti giovani, questi sono proprio piccolini, piccolini, sì. Sono quei famosi corsi comunali, non so tu dove cominciassi, che una volta erano la famosa palestra Pacchettoni. Sì. Ne abbiamo parlato anche sì. con Francesco. Ho cominciato anche io. Perché qui veramente hanno 6-7 anni, quanti anni hanno? 8? Sì, 8. Non credo molti penso di più, sì. A vederli così. E qui vabbè, qui è divertimento, che è proprio movimento, sì, no? Sì, è gioco, e diciamo è un primo approccio a quello che poi sarà l'atletica leggera nelle sue sfumature. E qui vediamo proprio gioco perché sì, li fa passare, sì, sì. Però è gioco relativamente, questo è un esercizio che ricorda, ora non voglio fare paragoni bellici, ma un po' quello che fanno anche i militari certe sì, volte quando vanno sì, a passare sì. sotto le trincee, no? Sotto il filo Comunque, spinale. Comunque sono esercizi che stimolano molto la curiosità anche dei bambini e poi si approcciano pure all'atletica in questo modo. Sì, è proprio così. Irene, tornando a te, allora le misure per quanto riguarda il salto in alto? 1,58 m. 1,58 m hai fatto. Che mi sembra già una misura discreta. Sì, eh? Abbastanza. Sei contenta, sì. Nel lungo? Abbastanza, sì. 4,80 m. 4,80 m e poi vabbè, negli ostacoli? 13,7 m. Ecco, i tempi Francesca confortano la tua idea? Cioè le prestazioni, le misure? Ma sicuramente nel salto in alto ha ottima misura. Cioè, è già una buona misura sì, per una della sì, sua età. Sì, per la sua età ha... Cioè, solo dire che ha avuto il pass per gli italiani che ci sono stati a ottobre a Borgo Valsugana. Non è che a 15 anni c'è gente no. che salta 2 metri. No, no, no. diciamo che è sicuramente un'ottima misura. E anche nel lungo ha dimostrato buone qualità e è sicuramente migliorabile. Negli ostacoli, purtroppo, non abbiamo potuto dedicare molto tempo, ma sicuramente partiremo da quest'anno a dedicare almeno una volta a settimana un allenamento di soli ostacoli. Perché lei ha una buona dote, una buona base di velocità, sì, mi sembra di capire. Sì, ha e molti, questo però ha la può aiutare, qualità. Ora dimmi se sbaglio, forse più nel lungo che nell'alto. Sì, sicuramente più nel lungo. E nel salto in alto ha sicuramente una ragazza molto elastica, come si dice nell'atletica, ha buoni piedi. Ma poi anche quanto sei alta? È molto Irene? Alta. 1,70 m circa. 1,70 m circa. E poi ha 15 anni, quindi no, insomma. No, infatti. La struttura c'è. Andiamo anche a scuola, immagino, sì. Sì. Cosa facciamo? Istituto Tecnico Agrario. Istituto Tecnico Agrario. La prospettiva è di fare l'università come Francesca? Vediamo? Sì, penso di sì. Ma vediamo poi col tempo. Sì. Quanto ti alleni adesso alla settimana? 4 volte. 4 volte alla settimana? E ogni seduta è un'ora? Sì, un'ora e mezzo, due. Un'ora e mezzo, due.
Quindi siamo nel pieno della preparazione, Francesca. Eh sì, esatto, abbiamo cominciato. È ora che si, diciamo, sì, si mettono le basi, no? Esatto, preparazione fisica generale e poi mano a mano entriamo più nello specifico a seconda della disciplina che un atleta fa. Quali sono i tuoi obiettivi per il prossimo anno? Allora, sicuramente superare 1,65 m nell'alto. Guardami la telecamera perché ti vedono, sì. Ti vedono con un profilo e invece, ripeto, è una bella ragazza, Irene. Magari qualche ammiratore da casa ti devono vedere, se mi guardi la telecamera altrimenti ti vedono solo di profilo. Dicevi, scusa? Sicuramente superare 1,65 m nell'alto. 1,65 m? Sì, e 5,10 m nel salto in lungo e poi fare un buon tempo su 100 ostacoli. E quindi in prospettiva poi, non so, ci saranno comunque le qualificazioni per il campionato italiano, immagino. Quindi magari accedere alle finali, sì, no? Sì. Dico, studio e... E sport per ora riesci? Sì, sì, sì. Cioè, poi vado a seguire a Lucca, non è che ti devi... Francesca, invece prospettive al di là di Rene in generale per il prossimo anno, c'è questa, so, è una bella sfida, no? Tutto sommato. Certo, io sono ben aperta alle sfide e non dico che è impossibile, niente è impossibile, vedo che Irene si impegna. Ci vuole anche sacrificio, perché l'atletica è sacrificio, sempre presente nel campo, ma stiamo lavorando, abbiamo iniziato bene, come si dice, chi ben comincia a metà dell'opera. Poi, come dicono nel calcio, quando dicono è un bel gruppo, sono tutti bei gruppi, poi ci sono le squadre che vincono e quelle che perdono. Sì, è un bel gruppo nel senso che so che il presidente Montinari e gli altri sperano, insomma, adesso all'esterno anche la squadra femminile, sì, davvero di poter creare anche per le prime squadre dei rimpiazzi, no, per il futuro. Sì. Ma anche... Abbiamo avuto martedì scorso Silvio Portone, sì, questa sera abbiamo Irene. Irene, no, sicuramente. Sono ragazzi già in prospettiva interessanti. Sì, non sappiamo quello che faranno fra qualche anno, però le basi ci sono. Le basi ci sono sicuramente, a livello giovanile, diciamo che il futuro... Si prospetta credo bene. Credo che sia anche bello per una che fino all'altro giorno ha gareggiato come te, comunque poter dare qualcosa, no? Sì, si no, spera molto, certo, a questi ragazzi. Sì. Io trasmetto. Qui rendi poi pochi anni, tutto sommato. Sì, perché sì, esatto. Non c'è tanta, io ero 25. Senti, Irene, altri hobby a parte l'atletica? Se te lo posso chiedere così proprio en passant, non hai altri hobby, no? Ti piace andare a ballare, no? No. No, meno male. No, dico meno male perché il rischio dei ragazzi di questa età, da 15, 16, 17 anni, è un'età critica. I primi amori, le prime, sì, no? Sì. È che magari lo sport diventi un peso. Sì, e quando poi diventa sì, un peso è un problema perché non ti sacrifichi più, non ti alleni più. Purtroppo sì, l'ho vissuta anch'io, soltanto che io ho dato più spazio all'atletica. È un passaggio. Che se lo superi poi. Esatto. Va bene, credo che siamo quasi in chiusura. Io ringrazio Irene della Bartola. L'ho fatto sulla scaletta, lo possiamo dire. Ho fatto un refuso, ho scritto a Irene. Quindi stasera hai rischiato di andare in onda come a Irene. Che credo che poi in inglese forse si possa pronunciare. Irene, se non sbaglio. Quindi, esatto. Va bene, Irene, in bocca al lupo per il tuo futuro sia a scuola che come atleta. Ti aspettiamo a 1,65. Certo. Ce l'hai promesso il prossimo, 1,65. Poi 5, e quanto hai detto? 5 e 10 e negli ostacoli, vabbè, vediamo il tempo poi. Sì, ci arriviamo a questi tempi. Ce l'auguriamo. Cioè, ci dobbiamo arrivare. Sì, ci dobbiamo arrivare. Francesca, un bocca al lupo anche a te perché sì, è stata una battuta, poi anche per l'università. Sì, soprattutto. Siamo belli impegni anche quello. Bene, vi ringrazio di nuovo, ringrazio Francesca e Irene. Ringraziamo Matteo Bedini che ha curato la regia del programma. Si chiude qui questa quinta puntata di A Tempo di Atletica. Noi torniamo martedì prossimo, sempre puntuali alle 21, ancora con le vicende dell'atletica leggera lucchese, in particolare della Virtus Lucca e del gruppo podistico Parco Alpi Apuani. Buonasera.